entrati durante il tour, come ho detto prima, ci è venuta l'idea di scrivere questo pezzo proprio per far ribellare le persone, per dar voce a una sorta di reazione, chiamiamola così. Il pezzo in parte già esisteva, era un pezzo che era stato chiuso in un cassetto, che un pezzo su cui stavo lavorando con un altro mio nostro collega cantautore, Andrea Ferro, e poi ci siamo riuniti tutti e tre ed è nata questa canzone, grazie anche a, soprattutto all'aiuto di Herman. Non sarà una versione diversa del pezzo, la versione musicalmente sarà la stessa, con l'apporto di Simone Questicchi, anche perché fare una versione diversa secondo me e secondo noi toglieva forza a quello che è il pezzo, perché già insomma la personalità di Simone in più all'interno di questa canzone faceva, insomma, abbiamo pensato che poteva fare comunque una differenza già rispetto alla versione originale fatta a due voci. Cosa vi dovete aspettare? Non lo so, nel senso che lo dovrete decidere voi cosa voi vedete, no? Di sicuro Simone è un grande artista, è un interprete eccezionale, è un autore eccezionale, quindi già il fatto che un cantautore, un autore decida di interpretare delle parole che non sono state scritte da lui vuol dire che sente fortemente il messaggio di questa canzone. E già questo secondo me basterà a fare la differenza. Sì. E dopo il festival usciranno i nostri rispettivi dischi, il mio terzo album da solista, si chiama Non Abbiamo Armi, esce il 9 di febbraio. E tutto inizia poi l'attività live il 28 di aprile dal Forum di Assago. Dopo si vedrà. Il mio album uscirà il 9 febbraio ed è una raccolta di brani più rappresentativi di questi 10 anni di percorso dalla data di pubblicazione di Pensa ad oggi. In più ci saranno i due inediti, uno ovviamente è quello di Sanremo scritto insieme ad Herman, e presenteremo l'album il 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. È un sogno che si avvera.